Eccoci qua, cari amici appassionati di auto d'epoca, ma soprattutto appassionati di auto dell'est, che non è proprio facile trovare qua in Italia. Portiamo a casa così questa traccia di diretta così improvvisata e andiamo a vedere cosa stanno facendo a queste Trabant 601, e andiamo a vedere qua, una diretta improvvisata. Ecco qua, ragazzi. Eccoci qua, insomma, cos'è successo? Niente, si sta solo facendo benzina. Per cui nulla di che, insomma, ecco, no. Nulla di strano, ecco. No, dicevo, ho detto magari è successo qualcosa, qua ho detto portiamo a casa una diretta così pazzesca, no? Invece Riccardo, dai, spiegami te queste auto. Solo questo... che con la Trabant è una cosa normale? Ogni tanto bisogna fare qualche aggiunta? No, è che queste non hanno l'indicatore della benzina, quindi devi andare un po' approssimazione. Ah, ho capito. Cioè, l'indicatore della benzina è la stina, che questa non è la mia, non vedo, però. Guarda che stanno raboccando il... Ma la stina è... Ho capito, sempre così, eh? Quella lì. La stina. Ecco, vedi che io queste cose non la sapevo proprio. Vedi? È proprio così, proprio tutte le Trabant, sì. Anche dall'ultima proprio ci vuole la stina? No, le ultime ce l'hanno, l'indicatore della benzina. E vedi i litri, però... 15 litri. È il loro bello. Ah, ho capito. Per non restare a piedi bisogna fare queste... Sì, perché non c'è il livello, non c'è lo strumento per... Ho capito. C'è anche quello suspense lì, no? Ah, vedi, queste cose non lo sapevo, guarda, credimi. Interessante. Per cui comunque adesso viaggi in sicurezza, arrivi a casa. Circa sì, no? Circa qua, sì. Se no mi fermo qua. Insomma, un'auto dell'85, insomma, neanche proprio vecchia, insomma, bisogna ancora ricorrere. Comunque l'olio dietro, la tannichetta d'olio per far la miscela. Ho capito, io pensavo che le auto degli anni 80 non ci fosse bisogno di questi accorgimenti. E però, insomma, ragazzi, guardate un po', 15, ti va 15, ancora bene? Sì. Così vedete che insomma avere una Trabant, insomma... Dovrei farcela. Ci vuole un po' così di attenzione particolare. Esatto. Ecco qua, così abbiamo scoperto questo. No, perché se ci dicono, sapete, ma la Trabant è resina, resistono. Quella gente pensa solo questa, no? Che è un'auto resistente. Però ci sono questi accorgimenti che non sapevo, sì, vedi? Sì, queste cose particolari. Ecco qua. Interessante, molto interessante. Ecco qua, Riccardo, fammi una battuta su queste due auto che abbiamo, vieni qua, no? Che tu... sono due normalissime Trabi, versione Farline familiare. E... che queste si trovano ancora, dici, esatto, insomma, i pezzi si trovano con facilità, mi hai detto. Sono auto comunque semplici, come insomma. Esatto, adesso niente. Salutiamo qua gli amici, dopo andiamo a vedere qualcosa di particolare. Ecco qua, ragazzi, dai, fammi un saluto, come ti chiami? Fulvio, te sei un appassionato di Trabant? Sì. Ecco, per cui abbiamo fatto onore. Qual è la tua? Tutte e due. Allora abbiamo fatto onore. Se non cambia l'autista. Allora abbiamo fatto onore proprio a tutte e due. Qual è quella che ti piace di più? A me piace più questa, più forse Station. Questa è particolare, vero? Sì, esatto. Sì. Molto particolare. Guardate qua, ragazzi. Abbiamo portato a casa anche questa. Questa 601, ripeto, molto particolare, versione piccola Station Wagon. Eccola qua. 600. Bravissimo Fulvio. Così anche questa è in saccoccia. Come vedete, molto semplice. 1.100 suoi chilometri originali? Sì, però non so se ha già fatto il giro. Ah, ho capito, vabbè, dai. Ecco qua, ragazzi, queste due Trabant, anche queste in saccoccia. Spettacolo, guardate qua dal raduno qua di nel Padovano, organizzato da Antonio Carraro, insomma, portiamo a casa così traccia di Trabant, e queste cose qua non sapevo, ecco. Non avrei mai detto che un'auto degli anni 80 bisogna ancora fare particolare attenzione, insomma, per il livello della benzina. Grazie, arrivederci. Ecco qua, adesso le vediamo partire. Ecco qua, aspetta che partimo. E qua fra poco partite. Ecco qua, guardate qua la Trabant, così sentiamo il rumore. L'accensione. Le chiavi.
Un bel raduno questo, ecco qua, eh. Ecco qua, partenza della Trabant. Caro Max, un record pazzesco. Saluto Antonio, saluto Danny, gli appassionati di auto, tutto di Manu, di Torino, anche di Bologna. Insomma, è interessante questa Trabant, eh. Adesso un vego, vediamo un po', sentiamo qua se accende il motore anche di questa piccola. Ecco qua la partenza. Ciao carissimo, eccolo. Viva il Marvin Tour, sempre fino alla fine. Saluto anche gli amici della 112. Sound! Una specie di turbo star qua, no? Non proprio con turbo star, però dai. Ecco qua ragazzi. Questo è un po' quello che ci ha regalato. Ecco qua che se ne va, attenzione lì la Lada, saluto Maurizio Brancato, guarda lì la Lada, cioè, la Lada Niva, va bene dai Maurizio, portate a casa anche quella, dai, cosa dici? Ragazzi, con questo vi saluto, saluto anche il pubblico femminile come Giovanna, siamo nel tuo Veneto, zona Treviso, siamo stati nelle zone Treviso, qua siamo nelle zone di Padova, saluto Alessia, saluto Lucia, ed Elio, Daniela della Calabria, guardate un po' ragazzi che spettacolo qua. E tutti vanno, e il vecchio Marvin è sempre qua alla fine a aspettare l'ultima auto. Ragazzi, ciao a tutti, viva le auto dell'est. Qualcuno una volta nel mio canale diceva, era un appassionato di Skoda, finalmente ho trovato io le vere Skoda, tra l'altro. Insomma, ecco, insomma, per dire insomma che le Skoda di oggi non mi dicono più niente. Ragazzi, ciao a tutti, ciao carissima, spettacolo, viva il Marvin Tour, ciao a tutti.